15 famiglie e 37 minori, una situazione di degrado ai limiti, l'ex scuola di Catarratti è una bomba pronta ad esplodere, il rischio igienico-sanitario è altissimo, come altissima è la paura di chi oggi in emergenza abitativa si trova ospite della struttura. Allora, la situazione ovviamente, come è stato ripreso dall'assessore Sorbello ieri in diretta Facebook, è letteralmente peggiorata, perché le ultime piogge ha ulteriormente aggravato la situazione dei tetti. Io ho avuto nel mio appartamento a luglio, abbiamo avuto due incendi, il comune è intervenuto mettendo dei salvavita, però abbiamo notato nell'ultima pioggia che c'era puzza ovviamente di bruciato, abbiamo staccato i salvavita, invece ancora la luce continuava a esserci in tutta la struttura, perciò siamo in costante pericolo sempre di incendi, infiltrazioni, muffa, ma la cosa più grave a nostro avviso è il problema dei topi. Immagini che feriscono ed interrogano la mia coscienza prima di uomo e poi di garante dell'infanzia, scrive Angelo Costantino intervenendo sull'argomento. La povertà, il bisogno, i limiti fisici o psichici non sono una colpa che deve essere punita con l'indifferenza e il disinteresse, ma una necessità che ci obbliga ad intervenire. Non è tollerabile tenere quei bambini in quella situazione di degrado, scrive il garante per l'infanzia e l'adolescenza del comune di Messina, appellandosi al sindaco e al prefetto. Quei bambini sono in pericolo e a rischio sanitario, ritengo. Esistano tutte le condizioni per lo sgombero. E mentre il consigliere Sorbello chiede al sindaco, che comunque si è impegnato a visitare la struttura nella prossima settimana, la convocazione di un tavolo tecnico, il fronte sindacale, con in testa l'Unione Inquilini, è pronto alla mobilitazione.